avesse preso il foglietto della supplica, sono sul tavolino al centro. La supplica la facciamo come atto penitenziale della messa. La santificazione di Gesù avviene attraverso la sua morte in croce per portare la salvezza a tutti noi e renderci tutti fratelli, santificando anche noi. Ciò si rinnova durante l'Eucaristia, che è la tavola intorno alla quale anche oggi il Signore ci chiama a sedere. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Augusta regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, a cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o regina gloriosa del rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore, e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crucifiggere in cuor nostro Gesù, e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore.
Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quando sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere in noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tra le madri. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo la benedizione a Maria. Prima di inoltrarci, vi chiedo qualche istante di silenzio. Ognuno nel cuore ha qualche desiderio, qualche preghiera da affidare alla Vergine Santa. E adesso la facciamo tutti insieme. Un'ultima grazia noi ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il sommo pontefice. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata regina delle vittorie, aggiungi ancor questo, o madre. Concedi il trionfo alla religione e la pace alla umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei.
consolatrice dei maestri. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di acqua. O su dunque, amorata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, preghiamo. O Dio che hai creato l'uomo e la donna perché i due siano una vita sola, principio dell'armonia libera e necessaria che si realizza nell'amore, per opera del tuo Spirito riporta i figli di Adamo alla santità delle prime origini e dona loro un cuore fedele perché nessun potere umano osi dividere ciò che tu stesso hai unito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La catechesi di questa domenica si sviluppa nelle letture attraverso l'indissolubilità del matrimonio. Questa indissolubilità sembrerebbe legata ad una imposizione contro la quale nulla si può fare. Essa invece è piuttosto un dono nato nel cuore di Dio, che diventa vocazione per i coniugi e si concretizza nella fedeltà reciproca. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio
plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. La tua sposa come vita feconda, nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ci benedica il Signore ogni giorno della nostra vita. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Ci benedica il Signore ogni giorno della tua vita. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio. Ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Oh.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore gli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, per poter entrare nella dinamica di questa parola di Dio, io vorrei invitarvi a leggere un momentino quello che avviene durante la nostra vita, nella storia che stiamo vivendo. C'è un'eresia, la vorrei chiamare proprio così, che attraversa i tempi. Tutti i tempi. L'eresia in cui l'uomo, come autoesaltazione del proprio pensiero, distacca tutto da Dio. Vero è, attenzione, che noi veniamo, credo che sia tramontata definitivamente, veniamo da un'epoca in cui, per esempio, pensate in Italia, siamo italiani, quindi restringiamo il campo, chiesa uguale italiano, italiano uguale chiesa. Abbiamo dovuto impegnare non poche energie per accorgerci, lungo il cammino della storia, che questo non è mai stato vero, ma che non era vero nemmeno nel nostro caso. Vi faccio notare che cosa è successo in questi giorni. È una notizia di 2 o 3 giorni massimo. Non so se avete sentito che cosa è successo a Verona. A Verona il Consiglio Comunale ha approvato una
diciamo una regina, perché non è che il comune può fare delle leggi, a favore della vita, dichiarandosi contro l'aborto. Questo ha fatto scandalo e ha fatto scalpore. Noi che siamo oramai i figli della 180, no? L'aborto è diventata legge, una cosa normale, anche per molti cristiani, anche per molti che vengono a Savatta l'ambiente, mattina, mezzogiorno e sera. Diventa uno scandalo se qualcheduno dice una voce contraria. Ma questa è la dimostrazione, fratelli. Sono contento che avvengano queste cose, così ci rendiamo conto che noi siamo il piccolo resto di Israele. Noi non ci dobbiamo confondere con la totalità degli uomini e delle donne del mondo, perché non lo dobbiamo desiderare che venga il tuo regno, lo diciamo nel Padre nostro, certo, fratelli cari, ma di fatti non siamo la stessa cosa. E ancora di più, fratelli, vedete, questo lo possiamo rapportare al discorso che vi stavo dicendo adesso. Noi abbiamo staccato le cose della vita dalle cose di Dio, da Dio stesso. Allora quello, per esempio, che Dio ti dice, noi diciamo esattamente il contrario. Quello che dice Dio non me ne infischia proprio niente, invece quello che dico io diventa legge. Questa è la tragedia che noi dobbiamo prendere coscienza, stiamo vivendo. Ed è la tragedia che ha vissuto il signor Mosè, il quale sul monte Sinai ha ricevuto le famose 10 tavole della legge, i famosi comandamenti, come li chiamiamo noi, dove la parola di Dio, che già è una parola parlata, perché la creazione, la prima lettura oggi ci ha richiamato esattamente come Dio ha fatto la creazione, in riferimento all'uomo e alla donna, come ha voluto Dio la coppia umana. Mosè lo sapeva benissimo, ma quando si è trovato di fronte a un distacco tra la mentalità del popolo, influenzata anche dalle altre culture, con quello che diceva Dio, la prevalenza è stata presa dalle cose umane. Allora Mosè ha dato un orientamento di dare a questa donna che tradisce il marito un atto di ripudio. Qui ci sta una cosa, attenzione amici carissimi, c'è una cosa subdola sotto questa domanda, perciò è per mettere alla prova Gesù. L'idea del maschio che domina la femmina, l'idea dell'uomo super e della donna strofinaccio dei piedi. La donna non è persona in questa cultura, la donna è un numero. E Gesù dovrà rompere anche questa logica, e la romperà volentieri, quando dirà che adulterio non solo quello della donna, ma adulterio anche quello dell'uomo, perché all'uomo tutto era permesso. E ancora, vedete, se vi girate intorno e appizzate un poco le orecchie, sentirete che proprio questa logica non è morta, vive ancora, è molto imperante tra di noi come logica di cultura. All'uomo tutto è permesso, alla donna schiava dei miei piedi. Gesù invece rivaluta tutto. Perché Gesù rivaluta tutto? Perché apre il nostro sguardo
sulla creazione, cioè apre il nostro sguardo su come Dio ha voluto le cose in una dimensione di amore unico e irripetibile. Capite, fratelli cari, il dilemma di fronte al quale oggi il credente si trova? Devo seguire la voce di Dio o devo seguire la voce degli uomini? Devo seguire il modo di pensare di Dio, che è il modo della beatitudine, il modo della bellezza, è il modo della maturità, è il modo della grandezza? O devo seguire la mentalità di questo mondo dove la persona viene schiacciata puntualmente? Sarà un bambino con la pedofilia? Sarà una donna col femminicidio? Sarà una persona che non è ritenuta tale, ma semplicemente strumento di un meccanismo economico? La persona è avvilita, la persona è annientata. E dimentichiamo che la persona è un dono. Noi, fratelli cari, siamo un dono. Dio ci ha fatti dono d'amore. Vi faccio soltanto notare, voi conoscete bene la Bibbia, non c'è bisogno di ricordarvelo, però lo faccio volentieri. Vi ricordate che cosa è successo quando Dio ha creato l'uomo e la donna? Prima lettura di oggi. Oh. Questa volta è carne della mia carne. Questo sì è un dono, Signore. Io adesso mi sento completo. Sto parafrasando un po' quel discorso di Adamo. È bastata una rottura, un distacco della parola dalla mente di Dio, dal cuore di Dio. Il serpente dove ha giocato? Su questo. Voi pensate che lo fate la mela? Mangiate per tutti i mele pulite. Questo è il distacco della logica del cuore di Dio dalla sua parola. Allora, ma non è vero che voi non potete mangiare, quella è per invidia, perché se voi mangiate di quell'albero, vedete la deformazione. E nel momento in cui l'uomo mangia, scopre la sua nudità, cioè scopre che senza Dio non c'è più niente. Domenica, quando verrete a messa, fratelli cari, ci troveremo di fronte a una persona che crede di avere tutto perché tiene le ricchezze, però è più nudo di tutti. E che succede? Quando Dio scende e va alla ricerca del colloquio serale che faceva con Adamo ed Eva, e non li vede, si stanno nascondendo, dice: ma dove state? Abbiamo avuto paura. Vedete? L'uomo senza senso. Abbiamo avuto paura. Ma avete per caso mangiato? E qui vedete, scatta quel meccanismo per cui Adamo se la piglia con Dio per quella donna. La donna che tu mi hai dato. Ma come adesso non è più quella comunione, quel completamento che tu hai osannato, questa volta carne della mia carne. E che stai dicendo? La donna che tu mi hai dato, mi hai fatto, mi ha fatto mangiare. Signore, la colpa non è mia, in fondo è tua che mi hai dato sto prosciutto davanti. E la donna chiaramente scarica, pure lei scarica sul serpente, lo scarica a barili dell'amore. Fratelli, io non voglio dilungarmi, però voglio domandare a me e a voi, non so se siete d'accordo su quello che vi ho proposto come riflessione, perché sono capitati i guai e perché capitano ancora i guai?
dove viene schiacciata la persona, dove non ha senso quello che dice Dio, ma ha senso quello che dice un uomo che mi para l'ordine la mattina, che dice a sera non fa la mattina. Queste sono cose che diciamo noi abitualmente, perché così è, senza offendere gli uomini di marina assolutamente, però noi uomini siamo fatti di instabilità. E Dio che è fedele a se stesso, Dio che ha fissato nella creazione il suo cuore pieno di amore, noi non sappiamo riconoscere i suoi doni. E qui il bambino al centro. Perché sto bambino? Che c'entra sto bambino? Sì, è vero, ci sta la circostanza per cui questi bambini, come sempre, danno fastidio. Perché noi grandi abbiamo tante cose da pensare, abbiamo dei discorsi da fare. Allora se il bambino vuoi che mi interrompa, sta zitto, tagliati dai piedi, lasciami stare. I bambini stanno dietro Gesù, forse fanno un poco di baldoria. I discepoli che li scacciano. Che disgrazia. Preti che scacciano dalla chiesa i bambini perché piangono. Preti che scacciano dalla chiesa mamme perché i bambini fanno un poco gli assi. Allora io sono eretica, perché qua teniamo in chiesa, teniamo il tappetino con i giochi dei bambini, sono eretica, deve essere scomunicata. Secondo me Papa Francesco, se sapesse una cosa del genere, mi abbraccerebbe con le sue braccia belle, forti e grosse. E Gesù dice, portatemi sto bambino, fateli venire a me, li abbraccia, li mette al centro. E poi li fa diventare maestri di vita e dice, signori, se non avete il cuore di un bambino, capace di riconoscere e godere il dono che riceve, voi non capirete niente di quello che io vi ho dato. Fratelli, noi riteniamo di essere grandi perché ragioniamo, abbiamo la nostra logica, la nostra filosofia. Facciamo una preghiera insieme stamattina, Signore, fammi diventare cuore di bambino. Capace di riconoscere e apprezzare i tuoi doni. Credo in un solo Dio. Che abbiamo fatto vale come preghiera dei fedeli, continuiamo la celebrazione.
e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. La cena allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei defunti Giorgio, Ferdinando, Salvatore e Giuseppina e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, che vuole riportare tutto e tutti all'origine nel cuore di Dio, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria del secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Il Signore è buono con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
dal libretto bianco, canto numero 18, Cieli nuovi e terra nuova. Preghiamo. La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sede di Teo Padre e
ci trasformi nel Cristo tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con tutta la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Buona domenica. Grazie. Canto numero 46, Santa Maria del Cammino.